Dallo Spirito Santo, per i padri sinodali chiediamo innanzitutto il dono dell'ascolto. Ascolto a Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo. Ascolto del popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. Accanto all'ascolto, invochiamo la disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci carico con responsabilità pastorale delle interrogativi che questo cambiamento d'epoca porta con sé. Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali o per vedere chi è più intelligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d'amore sul suo popolo. Noi siamo tutti peccatori, E anche per noi ci può essere la tentazione di impadronirci della vigna a causa della cupidigia, che non manca mai in noi esseri umani. Il sogno di Dio si scontra sempre con l'ipocrisia di alcuni suoi servitori. Non possiamo frustrare il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la saggezza che va oltre la scienza per lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività.